E ora, dopo una giornata di lavoro, il momento più bello. Andiamo a prendere il coniglio, quello di mia figlia, che era provvisoriamente lì, e lo portiamo nella sua nuova conigliera. Quindi vediamo la reazione che avrà. Andiamo a prenderla. E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Eh sì, ve l'avevo promesso e circa 20 minuti fa ho finito di creare la mia nuova conigliera, quella che ospiterà per ora un coniglio, ma in futuro spero qualche coniglio in più. Eccoti qua, guardatelo, sta già venendo... Ah, aspetta, sta buono, ti ho preso male. Sta già venendo a trovarmi. È da l'unghiette e niente male, eh? Eh sì. Allora, vi spiego un pochino che idea avevo in mente. L'allevamento di conigli di solito non si fa mai a terra, ma si fa sempre in gabbie rialzate. A me questa cosa qua non piace assolutamente. Il coniglio ha bisogno di correre, ha bisogno di spazi, ha bisogno di alzarsi, ha bisogno di saltellare. Questo per la qualità del coniglio. Io continuo a dirlo, l'animale peggiore, se volete tenere un animale in appartamento, è il coniglio. Piuttosto la gallina con un metro quadro se la cava niente male. Il coniglio ha bisogno non meno del gatto di muoversi. È per questo che volevo dargli un po' di spazio a disposizione. Per questo quando ho fatto il trasloco ho visto questa scaffalatura e mi si è accesa una lampadina. Cavolo, perché non creare da questa scaffalatura una gabbia come piace a me? Cosa vuol dire come piace a me? Avevo varie esigenze. Prima esigenza, che ci fosse un nido, dopo ve lo mostro, che il coniglio avesse dello spazio e soprattutto che questa struttura fosse spostabile. La prossima modifica che farò, infatti lì ho lasciato due gambe apposta, sarà quello di attaccare delle ruote dietro in modo tale da partire da là in fondo e arrivare là in fondo nel giro di una settimana. Vuol dire che ogni giorno sposto la gabbia di un metro, quindi il coniglio ha sempre a disposizione, ciao, erba fresca, comunque, perché i conigli possono mangiare l'erba fresca, non possono nutrirsi solo di erba fresca, ma possono mangiarla. E soprattutto non devo pulirlo, perché una delle robe che è due scatole del coniglio a stare lì ogni volta a pulirlo. Ho scelto una maglia apposta per cui le bagoline che farà le cacchette cadono a terra. Capite che nel giro di un giorno sposto la gabbia, quelle cacchette lì nel giro di 2-3 giorni non ci sono già più nel giardino. In più, essendo comunque nel vigneto e nel frutteto, andranno a concimare tutto il terreno. Sì, ti lascio andare. Quindi ti faccio vedere un po' una sequenza per farti capire esattamente come l'ho costruita.
All'inizio avevo in mente di saldare tutta la struttura, però consigliandomi con qualcheduno di voi effettivamente mi sono accorto che A, non sono bravissimo a saldare, B, la soluzione migliore non poteva essere la saldatura perché sposto tanto la struttura, quindi deve essere un minimo flessibile. Per quello ho saldato alcune parti, ma per altre parti ho utilizzato delle viti autofilettanti appunto per ancorare le gabbie e le reti. Le reti sono abbastanza grosse, sono maglie grosse, voglio che sia una gabbia che regga il tempo e soprattutto regga incursioni di animali notturni, qualunque essi siano. Ho visto che le classiche retine, quelle elettrosaldate, durano veramente poco, quindi volevo qualcosa di durevole, che fosse comunque replicabile e soprattutto che potesse ospitare ulteriori moduli. E ora, dopo una giornata di lavoro, il momento più bello. Andiamo a prendere il coniglio, quello di mia figlia, che era provvisoriamente lì, e lo portiamo nella sua nuova conigliera. Quindi vediamo la reazione che avrà. Andiamo a prenderlo. Eccolo qua, è un pochino agitato, un po' emozionato. Noto già subito una cosa, gli sono cresciute un sacco le unghie. Questo perché avendo un po' il terreno a disposizione ha incominciato a scavare. Quindi ora lo metterò nella sua nuova casetta e mi aspetto che cosa? Beh, all'inizio un pochino di agitazione, l'erba non è ancora cresciuta tanto, quindi non c'è molto a mangiare, infatti gli ho già preparato a mangiare. Però vediamo, mettiamolo. Ma prima direi andiamo a osservare come si sta ambientando. Questa è la conigliera base, vuol dire che nei prossimi progetti, nei prossimi giorni vedrete alcuni aggiornamenti. Primo aggiornamento che va fatto a una conigliera del genere è l'isolamento. Fa troppo caldo lì dentro, devo pensare a un modo comunque di rendere il più possibile fresco, perché soprattutto la lamiera ha un clima veramente troppo arido, soprattutto per l'esigenza del coniglio. Mi capita più volte di trovare il coniglio proprio sdraiato come fanno i cani, svaccato per terra, probabilmente deve abbassare la temperatura dei testicoli, visto che in più è anche un maschietto. Il coniglio è molto molto più contento, quindi questa cosa qua mi fa veramente piacere. Devo pensare a una mangiatoia di sicuro coperta, quindi dovremo coprire una parte o trovare un modo di ombreggiarla. Dovremo mettere una mangiatoia, quindi costruire una mangiatoia, perché no, magari pensare a un impianto con una tanica di riserva per dare comunque continuamente acqua fresca al coniglio. E poi l'altra cosa è aggiungere le ruote. Però tutti questi aggiornamenti ve li farò vedere in un futuro video. Anzi, se avete dei consigli, scrivetemi proprio qua sotto nei commenti, aggiunte cose che vorreste mettere, fare a una conigliera del genere. So che è un pochino pionieristico allevare il coniglio a terra, però i conigli si possono allevare a terra e sono sempre stati allevati a terra e di natura li trovate per terra, e quindi volevo accentuare proprio questa capacità che hanno appunto. Quindi se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace, commenta il video, iscriviti al canale e al prossimo video. Ciao a tutti.